Allora, amici di Non è la radio, siamo ancora con i nostri bei carciofi. Questa volta però abbiamo scelto dei carciofi più piccolini e possiamo usarli in tanti modi. C'è chi addirittura li fa, li sfoglia, quindi arriva proprio al cuore, li lessa e poi li mette sott'olio. Però noi facciamo caso, o facciamo conto, meglio dire, che stasera abbiamo degli amici così improvvisati, un amico che ci viene a trovare senza invito e non sappiamo che preparare, quindi potremmo prendere spunto da questi carciofi e farli in maniera da così tirar fuori una ricetta veloce che non ci porti via tanto tempo. Quindi seguitemi e cerchiamo di capire come sfruttare questa materia prima con pochissimi passaggi, quindi ricetta veloce per poter portare un piatto in tavola alla cena quando abbiamo degli ospiti così improvvisi. Quindi arriveremo a pulire per bene i nostri carciofi. Abbiamo già puliti gli altri, guardate che montagna di foglie coriacee che abbiamo tirato fuori. Quindi elimineremo le foglie più esterne e andremo a pulire bene bene la parte del cuore del carciofo, quella più gustosa. Da pulito vedremo le punte che potrebbero celare delle spine, quindi andremo a tagliarle e lasceremo anche queste in immersione un po' in acqua acidula, sempre per togliere quel gusto amarognolo, la cinarina, mantenere il colore. Ok, perfetto, operazione ultimata, avremo la nostra padellina piena di carciofi tagliati. Saleremo un pochino, un bel giro d'olio, mi raccomando usate sempre olio di ottima qualità, è essenziale, non fidatevi troppo degli oli che costano poco. A questo punto potremmo mettere qualche fogliolina di mentuccia romana per esaltare un pochino anche i sapori del carciofo, credetemi è un abbinamento importante. Quindi arrivati a questo punto, qualche fogliolina che avremo già ben lavato e poi strizzato, metteremo sul fuoco anche questa bella padella e lasceremo cuocere facendo attenzione ogni tanto a mescolare. Perfetto, mentre i nostri carciofi stanno andando in cucina, noi dobbiamo preparare quello che ci serve poi da mescolare con i carciofi, quindi faremo una frittata di carciofi proprio per gli ospiti che si aggregano alle nostre tavole all'ultimo secondo. Quindi metteremo delle belle uova fresche, il più possibile, vi consiglio di guardare sempre le date di scadenza, quindi questo è stato riposto esattamente un giorno fa, le nostre belle uova, un pizzico di sale. Per renderla più spumosa e più leggera aggiungeremo un pochino di latte, mezzo bicchierino di latte va più che bene, e cominceremo a battere le nostre uova, ci aiuteremo o con delle forchette o con una frustina fatta apposta proprio per battere le uova, e aggiungeremo del parmigiano grattugiato in precedenza per dargli ancora quel spicco di sapore in più. Continueremo ad amalgamare bene il nostro parmigiano, le uova e il latte, così quando saranno pronti i nostri carciofi faremo questa frittata che è veramente velocissima da fare, ma che ha veramente un grande grande sapore, quindi potremo stupire i nostri ospiti dell'ultimo momento. Mentre i nostri carciofi stanno andando verso la metà cottura, sfumeremo con un pochino di vino, faremo uscire per bene il grado alcolico.
e terminiamo la nostra cottura. A questo punto potremmo anche coprire un pochino, abbassiamo il fuoco e copriamo un altro pochino i nostri carciofi. Perfetto, allora i nostri carciofi sono ormai cotti in cottura e adesso aggiungeremo le uova che abbiamo sbattuto. Quindi abbiamo arricchito le uova sbattute con parmigiano e mezzo bicchiere di latte per renderla più scusa. Perfetto, questa è la nostra frittatina che sta cuocendo, quindi adesso faremo cuocere la base. Dopodiché, quando sarà cotta la base, la gireremo, proveremo a girarla. Ecco qua, allora la nostra frittata ormai è arrivata in cottura alla base. Ora con un coperchio proveremo a girarla senza grossi problemi, speriamo. Vediamo, eh. Ed ecco qua la nostra bellissima frittata che alla base è cotta. E continueremo a metterla sul fuoco per finire la cottura. Allora, amici di Non è la radio, eccoci qua. La nostra frittata ormai dovrebbe essere pronta, cotta in tutti i lati. Prima mi avete visto fare un passaggio sul, quando abbiamo girato la frittata sul lavandino. Ve lo consiglio perché comunque un pochino di uova rimane sempre non perfettamente cotto. E quindi arrivato a questo punto avremo la nostra bellissima frittata pronta. E come dico sempre, scegliete dei prodotti di stagione, provate a cercare nei mercati il prodotto migliore che costa anche di meno. Quindi carissimi amici, vi ringrazio ancora e vi aspetto sempre per guardare le nostre ricette su Non è la radio. Ciao!